è un omaggio in musica, parole ed immagini alla Madonna dell'Elemosina nel giorno della festa della mamma, quello ideato dai giovani dell'oratorio Don Pino Puglisi di Biancavilla. Sono stati proprio loro, della realtà oratoriale della Chiesa Madre, ad ideare testi e note per elevare un pensiero mariano nel mese dedicato tradizionalmente dalla Chiesa alla devozione alla Madre di Cristo. In queste settimane di quarantena, i giovani si sono cimentati nell'elaborazione della preghiera, trasformata poi in un canto cordata da alcune immagini, simbolo non soltanto dell'attività dell'oratorio biancavillese, ormai solido punto di riferimento per piccoli adolescenti, ma anche foto della storica esposizione dell'icona della Madonna dell'Elemosina in piazza San Pietro a Roma con Papa Francesco. L'iniziativa rientra nell'ambito del progetto A Te Maria, promosso proprio per il mese di maggio dai catechisti e dagli animatori della Basilica, insieme allo stesso prevosto parroco Don Agrippino Salerno. In poche ore il brano ha ottenuto diverse condivisioni sui social e tra le più importanti c'è senz'altro quella della CEI. Infatti il canto è stato rilanciato dalla Conferenza Episcopale Italiana nei canali web ufficiali, così come ha fatto anche la Pastorale Giovanile Italiana. Va detto che anche in altre occasioni i giovani dell'oratorio di Biancavilla hanno ottenuto analoghi riconoscimenti e apprezzamenti. I nostri ragazzi hanno voluto dedicare questa preghiera alla nostra Madonna dell'Elemosina nel giorno della festa della mamma, spiega il responsabile dell'oratorio Giuseppe Sant'Elena. Del resto, Maria è la nostra madre e come una mamma e sostegno dei figli nei momenti più difficili come quelli che stiamo vivendo. E la creatività, ma anche il profondo messaggio di preghiera dei ragazzi dell'oratorio Don Pino Puglisi è stato rilanciato proprio nelle ultime ore dal giornale, dal quotidiano Avvenire, nella parte online, proprio un'ampia pagina dedicata al video integrale della preghiera con il testo peraltro riportato in maniera integrale, testo elaborato dai giovani in una vetrina importante come il quotidiano dei vescovi italiani, per l'appunto Avvenire.